Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catania. Ciao a tutti, bentornati ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntata parleremo del documentario del 1969 Gli extraterrestri torneranno. Il film è basato sugli studi dello scrittore svizzero Erik von Däniken, che nel 1969 ebbe a pubblicare il libro Gli extraterrestri torneranno, un libro che teorizzava il fatto che realmente la Terra sarebbe stata visitata in passato da extraterrestri. A supporto di questa sua tesi, lo scrittore von Däniken ebbe a riportare una serie di casistiche, racconti, oggetti e manufatti quanto mai strani, che ancora oggi si possono trovare sulla Terra. Il docufilm del 1969 fu oggetto di molte critiche provenienti soprattutto dagli ambienti scientifici, ma riscosse anche un grande successo da parte del pubblico e venne nominato agli Academy Awards come il miglior documentario. Nel link che trovate in fondo alla descrizione vi porta direttamente alla mia bloggata, in cui potrete fruire online il documentario Gli extraterrestri torneranno del 1969 in lingua italiana. Ora, ovviamente c'è da fare alcune puntualizzazioni. Nonostante gli anni e parecchi limiti e molte cantonate prese dagli sceneggiatori, come ad esempio il caso dell'Isola di Pasqua, il documentario mette in evidenza un cospicuo gruppo di anomalie storiche, un paio di quadri del Medioevo, il mistero delle piramidi di Giza, le profezie Incas, la lastra di Palenque, che meriterebbero di essere analizzate con un'apertura mentale e logica più moderna. C'è poi il libro Chariots of the God, in PDF in free download, che se volete potete scaricare e leggere in lingua inglese. A commento di questo testo c'è da dire che nel complesso, leggendo il libro di von Däniken, non si trova una tesi coerente e logica di un quale contatto. Qual è stato il primo? Dove? Quando? Perché? Quali sono le prove? Von Däniken difetta di logica e metodo scientifico. Nonostante questi grossi limiti, va però riconosciuta a von Däniken di aver scritto i primi due capitoli del testo in modo razionale e di essere stato uno tra i primi autori a sollevare domande sul problema, sul tema di un paleocontatto. Dubbi a cui la scienza prima ha risposto deridendo, poi ha ignorato alcune anomalie storiche che in parte von Däniken invece ha evidenziato nel suo testo, ma soprattutto sono ben poste in evidenza nel documentario. Quindi il mio consiglio è che, se avete tempo e voglia di dare un'occhiata al link che vi ho messo in descrizione, fruite liberamente il bel documentario del 1969 con mente critica, tenendo presente ovviamente che agli occhi di un osservatore del XXI secolo alcuni elementi, alcuni misteri non sono più tali, come ad esempio appunto l'Isola di Pasqua. Ma a parte questo vi sono parecchi altri elementi che invece sono ancora questione completamente aperta. C'è poi il testo Chariots of the God, che se volete potete scaricare e leggere in inglese. Anche qui approcciatelo con una mente critica, tenendo presente che chi ha una tesi da dire ha l'obbligo di dimostrare qualche cosa, non di fare domande. Assenza di prova non è una prova. Detto questo, però, evidenze e fatti anomali sostanzialmente non hanno ancora, parecchi di questi non hanno ancora trovato una spiegazione scientifica plausibile. Ciao, alla prossima!